pareggio, una vittoria e una sconfitta, 3 gol realizzati contro 2 subiti. È tutto pronto per il fischio d'inizio. Sarà dunque il calcio d'inizio. Gioca in questo primo tempo alla vostra destra, tradizionale maglia bianconera, il Piacenza in completo rosso alla vostra sinistra. Sul pallone Filippo Inzaghi e Alessandro Del Piero. Inzaghi sente molto questa prima sfida con il fratello dopo tante partite giocate insieme da ragazzini. Adesso finalmente il primo confronto a livello di Serie A. E sarà dunque la Juventus a battere il calcio d'inizio. Con il tocco all'indietro verso Zidane. In avanti Pessotto, si sta liberando in posizione di ala sinistra Del Piero, chiuso in fallo laterale. Rimessa di Pessotto, Del Piero cerca di andare sul fondo e trova la deviazione in calcio d'angolo, il primo corner della partita sulla deviazione di Polonia. Primo tiro dalla bandierina in favore della Juventus. Arriva dopo 28 secondi dall'inizio della partita. Pronto a battere Pessotto. Pallone troppo lungo per Montero che si era spinto in avanti, lo controlla sul rilancio della difesa del Piacenza Edgar Davids, lo affida a Pessotto, subito in avanti la Juventus, si prepara per il cross Pessotto e a centro area Vierkovod ha anticipato Inzaghi. Ancora un recupero da parte della formazione di Marcello Lippi mentre provava a partire Stroppa, è stato fermato, ancora Pessotto, Zidane, Davids. Ancora Zidane, non ce la fa a far filtrare il pallone, voleva servire Di Livio, ne ha approfittato Simone Inzaghi per rilanciare la manovra del Piacenza che prova adesso a spingersi in avanti, scambio a sinistra tra Manighetti e Stroppa, si sta liberando proprio Simone Inzaghi, ha la possibilità Simone Inzaghi di andare al tiro, tiro che è stato respinto da Tudor per il disimpegno di Zidane, poi Deschamps, Di Livio. Filippo Inzaghi, ancora Di Livio mentre c'è movimento da parte di Del Piero e dall'altra parte cerca di liberarsi Pessotto, segnalato però dal guardaline Cerofolini il fuorigioco di Alessandro Del Piero, importantissimo per la Juventus il recupero ai livelli che gli competono di Alessandro Del Piero, di cui rivediamo lo scatto in dubbia posizione di fuorigioco, anzi probabilmente non c'era questa segnalazione di fuorigioco per Alessandro Del Piero. Intanto colpo di testa di Vierkovod. Tocco all'indietro di Buso, poi Sacchetti confermato per la seconda settimana consecutiva nel ruolo di libero, ne ha fatto le spese Lucarelli che aveva iniziato la stagione come titolare proprio nel ruolo di ultimo difensore. Lucarelli ha più predisposizione per l'organizzazione del gioco e per questo è stato preferito, ha guadagnato la conferma dopo aver partecipato da protagonista alla vittoria di domenica scorsa 2-0 nei confronti del Vicenza. Montero, colpo di testa all'indietro di Pessotto, Montero che batte lungo Vierkovod che anticipa Inzaghi, Del Piero prova a far proseguire Deschamps, vincente la scivolata di Vierkovod che ha toccato all'indietro per Manighetti, è pronto a partire Rastelli, attaccante di movimento però ha perso il pallone, via libera adesso per Del Piero in area di rigore, un tiro cross che dall'altra parte va a recuperare Zidane, ancora Zidane, nuovo cross a centro area e salvataggio in anticipo su Del Piero da parte di Polonia, e ancora la Juventus che manovra però, il tocco di Di Livio nella zona di Davids. Inzaghi, non c'è nessuno ad approfittare del suggerimento di Filippo Inzaghi, è ripartito Buso, uno dei due giocatori del Piacenza che sono ex juventini, l'altro è Pietro Vierkovod. Recupero di Zidane, Deschamps, quasi zona tiro il francese, prova con il destro che è stato respinto da Vierkovod, Di Livio, buon recupero di Rastelli e può ripartire Manighetti, ancora Rastelli, tentativo di lancio è per Simone Inzaghi, va a controllare in vantaggio sul fratello di Filippo Inzaghi, Tudor, che ha concesso una rimessa laterale al Piacenza. Laterale che sta per effettuare Manighetti, siamo al quinto minuto del primo tempo, 0-0 tra Juventus e Piacenza.
prova ad andarsene Rastelli, messo giù, guadagna un calcio di punizione, la prima punizione in favore del Piacenza. Il fallo è di Davids su Massimo Rastelli. Fino all'anno scorso attaccante part-time del Piacenza, quest'anno ha rivendicato con i fatti e conquistato un ruolo da titolare. È pronto a battere Manighetti, si è portato in area anche Vierkovod, tentativo di testa e parata di Rampulla a centro area, il tentativo del Piacenza e la parata di Michelangelo Rampulla, l'uomo che sostituisce Angelo Peruzzi, infortunatosi proprio alla vigilia di questa partita. Colpo di testa da parte di Buso che ha preoccupato Rampulla. Il disimpegno della Juventus era con Tudor, il lancio in avanti verso Inzaghi, bravo Vierkovod a liberare senza buttar via il pallone. Poi sbaglia Buso nel tentativo di rilanciare proprio Vierkovod, della Juventus torna in avanti con Inzaghi che però è impreciso nei passaggi, questo è già il secondo che sbaglia, regalando la rimessa laterale alla squadra di Materazzi. La sta per effettuare Buso, stroppa Mazzola, prova Simone Inzaghi, il rinvio nella zona di Dilivio e poi un intervento di Pellegrino, fallo commesso dal giocatore del Piacenza su Dilivio, si trattava di Manighetti e quindi punizione in favore della Juventus per il fallo di Manighetti. Tudor, Davids, Zidane, scivola Zidane, non riesce a tenere il pallone in campo ma è stato Mazzola a toccare per ultimo e quindi riparte la Juventus con Del Piero, evitato Polonia, Inzaghi, Deschamps fa arrivare il pallone sulla destra nella zona di Dilivio, scende Dilivio, parte il cross, è stato allontanato in qualche modo dal disimpegno di Sacchetti. Ecco il lancio di Sacchetti che Simone Inzaghi prova a correggere di testa verso Rastelli, troppo lunga però la traiettoria della deviazione, risultato è una rimessa laterale regalata alla Juventus che torna in avanti con Paolo Montero. Zidane, Del Piero, Davids, il lancio per Inzaghi, in anticipo Vierkovod e poi il rinvio nella zona di Montero. Pessotto, Del Piero non ce la fa a gestire il pallone, tra l'altro c'è stato un intervento nei confronti di Sacchetti, calcio di punizione però in favore della Juventus, fallo di Sacchetti su Del Piero, lo rivediamo, fallo di mano di Sacchetti che porta via irregolarmente il pallone ad Alessandro Del Piero, è lo stesso Del Piero che sta per battere il calcio di punizione e da quella posizione potrebbe tentare il tiro in porta. Sono due gli uomini in barriera, Stroppa e Buso. In area si è portato anche Birindelli, parte lo studente, colpo di testa e rete di Filippo Inzaghi, ottavo minuto del primo tempo e Filippo Inzaghi sblocca la situazione su punizione di Del Piero, il gol di Filippo Inzaghi, la Juventus è in vantaggio dopo 7 minuti e mezzo e nella sfida in famiglia Filippo ha sferrato il primo colpo, 1-0 per la Juventus. Rivediamo il colpo di testa di Filippo Inzaghi che anticipa nettamente Valerio Fiori, non è impeccabile nell'uscita il portiere del Piacenza. Inzaghi ha firmato il gol dell'ex, perché proprio nel Piacenza Filippo Inzaghi si è affermato come calciatore professionista. Ecco qua il gesto di gioia di Filippo Inzaghi che va a festeggiare il suo gol, 1-0 dunque per la Juventus all'ottavo minuto del primo tempo con la rete di Filippo Inzaghi su punizione di Del Piero. Si è rivista la vecchia intesa fra i due attaccanti della Juventus, il calcio di punizione battuto da Alessandro Del Piero e la rete di Filippo Inzaghi, dunque 1-0 per la Juventus e si tratta del primo gol in campionato per Filippo Inzaghi. È stato molto bravo a rispondere al suggerimento di Del Piero, adesso sta attaccando il Piacenza, il cross è di Manighetti, palla troppo lunga per Buso, arriva a dare una mano Polonia, evitato Del Piero, palla centro area, cerca di girarsi in Stroppa ma non ce la fa, poi ancora una possibilità per il Piacenza, Davids porta fuori il pallone affidandolo a Zidane e riparte la squadra di Marcello Lippi con Pessotto. Sta scattando ancora Inzaghi, voleva il pallone lungo, aveva qualche metro di libertà da Vierkovod ma non lo hanno visto i suoi compagni e qui Vierkovod va a chiudere
proprio su Inzaghi. Zidane ha commesso fallo su Stroppa, ha già battuto il calcio di punizione. Filippo Inzaghi è riuscito ad andare a bersaglio proprio nella prima occasione in cui si è liberato della marcatura di Pietro Vierchowod, fino a questo momento davvero impeccabile nell'anticipare sempre il centravanti della Juventus e della Nazionale. Il boato di gioia che ascolterete in sottofondo era rivolto alla notizia che il Lecce è passato in vantaggio sul Torino per 1-0, e qui c'è un fuorigioco di Simone Inzaghi, terminato in rete il pallone, ma il gioco era stato già fermato. Ricordiamo che in classifica marcatori adesso c'è parità tra Filippo e Simone, 1-1. Ha segnato il primo gol in campionato Filippo Inzaghi, mentre Materazzi è pronto a mandare in campo Lucarelli. Primo cambio dunque che sta per avvenire da parte del Piacenza. Sono passati 10 minuti dall'inizio, la Juventus è in vantaggio per 1-0. Il lancio è di Montero, lungo per Zidane, disimpegno da parte di Sacchetti, poi Stroppa, recupera Davids, Pessotto prova Buso a rubare il pallone di forza a Pessotto, ma guadagna comunque un calcio di punizione, mentre è pronto ad entrare Lucarelli. Primo cambio della partita, esce Stefano Sacchetti ed entra Lucarelli. Evidentemente cambio tattico, perché non ci sembra di aver visto problemi fisici per Sacchetti. Lucarelli è andato a prendere il posto di Sacchetti, il posto che tra l'altro era suo d'inizio stagione, aveva cominciato come libero titolare Lucarelli. Dalla partita precedente, quella vinta con il Vicenza per 2-0, Materazzi aveva preferito Sacchetti, adesso torna alla decisione di inizio stagione con Lucarelli piazzato di nuovo nel ruolo di libero. Diamo un'occhiata intanto alle marcature predisposte dal Piacenza, che ha cominciato con Sacchetti libero, adesso il libero è Lucarelli, che ha appena ricevuto il pallone da Fiori. Polonia sta seguendo Del Piero, Vierchowod è il controllore di Filippo Inzaghi, mentre Zidane viene preso in consegna alternativamente da Mazzola e Cristallini. Lancio per Simone Inzaghi, ha avuto la meglio Rampulla, grande salvataggio, poi Manighetti dal limite dell'area, prova a liberarsi, tiro fuori, grande opportunità per Simone Inzaghi di pareggiare i conti, solo davanti a Rampulla ha sbagliato. C'è stata dunque una grande opportunità per Simone Inzaghi, che è arrivato solo davanti a Rampulla. Rivediamo, si infila in mezzo a Montero e Tudor, batte di destro e si salva con i piedi Michelangelo Rampulla, più che mai l'uomo della provvidenza, perché quando gli è capitato di sostituire Angelo Peruzzi si è sempre ben comportato Rampulla. È successo in Coppa dei Campioni e si ripete la storia anche adesso in campionato, con questo bellissimo salvataggio nei confronti di Simone Inzaghi. Poi l'azione è proseguita e Rastelli ha mandato il pallone fuori. È proprio Rastelli che ha conquistato il pallone ricevendolo da Manighetti. Calcio di punizione, il fallo lo ha commesso Tudor su Rastelli. Punizione in favore del Piacenza, mentre siamo arrivati al 13° del primo tempo e la Juventus è in vantaggio grazie al primo gol in campionato di Filippo Inzaghi. Pronto a battere Manighetti, colpo di testa di Zidane in anticipo su Vierchowod, salta Buso ma alla meglio Pessotto, poi Deschamps, Lucarelli. Duello tra Davids e Buso, è il piacentino a toccare per ultimo il pallone, facile per Rampulla. Dunque si è rimesso in movimento Filippo Inzaghi, che ha realizzato il suo primo gol in campionato. Adesso va in avanti Del Piero, ancora Filippo Inzaghi, limite dell'area, cerca di liberarsi, due difensori davanti a lui, prova a cambiare gioco ma colpisce involontariamente Del Piero. Aveva iniziato così così Inzaghi, tra l'altro con errori di misura nei passaggi, ne aveva sbagliati due in pochi minuti, è riuscito a farsi perdonare subito scattando puntualissimo sull'invito di Alessandro Del Piero. E del resto Inzaghi, non lo scopriamo oggi, è un vero e proprio rapinatore d'area di rigore, un uomo che sente tantissimo che ha il fiuto del gol e non si smentisce neanche in questa circostanza. In avanti Pessotto, colpo di testa Inzaghi, anticipato da Fiori stavolta, scontro fra i due, si sta rialzando l'attaccante juventino. C'era stata una precedente deviazione che aveva messo fuori gioco Vierchowod e permesso a Inzaghi di creare qualche problema per Fiori.
Adesso in avanti ancora il Piacenza, è pronto a scattare, in posizione regolare Buso, Rampulla accenna l'uscita, poi si ferma, Buso manda dentro il pallone e alla fine c'è il salvataggio di Deschamps. Si lamenta Simone Inzaghi per una trattenuta all'interno dell'area di rigore, ci sarà rimessa laterale favorevole al Piacenza. Ecco inquadrato Beppe Materazzi a colloquio con il quarto uomo Pinna. L'anno scorso 27 gol, coppe comprese, senza rigori per Filippo Inzaghi. In estate ha ricevuto offerte importanti, la principale probabilmente quella della Roma, ma la Juventus ha rinnovato l'impegno col suo centravanti fino al 2003. Aveva iniziato la stagione in modo problematico per via della pubalgia Filippo Inzaghi. 7 agosto nel triangolare di Udine ha firmato il suo primo e unico gol del precampionato, non giocando più fino al 25 agosto, quando una sua doppietta ha regalato alla Juve il trofeo Berlusconi. Oggi è arrivata la prima rete in campionato di Filippo Inzaghi, che ha così pareggiato i conti con il fratello a bersaglio proprio alla prima giornata di campionato contro la Lazio. Zidane fermato, rimpallo favorevole a Simone Inzaghi, poteva puntare la porta, ha preferito aspettare per l'arrivo dei suoi compagni e qui subisce fallo da parte di Zidane, richiamato da Pellegrino. Rivediamo l'intervento falloso di Zidane su Simone Inzaghi, calcio di punizione è in favore del Piacenza. Sul pallone con una lunga rincorsa Stroppa, potrebbe essere lui, che è un buon tiratore, incaricato di sfruttare questo calcio di punizione. Sul pallone c'è anche Alessandro Mazzola. Parte il tiro di Stroppa, Rampulla ancora una volta straordinario, si continua a giocare con Simone Inzaghi, adesso con Manighetti che effettua il cross, Buso anticipato da Davids, ancora un tentativo di attacco con Cristallini e la parata di Rampulla, che ha compiuto due interventi davvero notevoli salvando il vantaggio juventino. Del Piero intanto viene fermato, riparte Buso, è in fuorigioco Simone Inzaghi. È la seconda volta che il pallone finisce nella rete juventina, gioco fermo, Simone Inzaghi fermato in fuorigioco e punizione dunque favorevole alla formazione juventina con Rampulla, grande protagonista. Salvataggio di qualche istante fa è stato il secondo importante, mentre vedete in piedi Beppe Materazzi, che ha subito effettuato una sostituzione dopo 10 minuti mandando in campo Lucarelli al posto di Sacchetti. E sotto Davids, Montero non trovava sbocchi l'uruguaiano e ha preferito toccare all'indietro verso Rampulla. Cristallini, colpo di testa che fa giungere il pallone a Rastelli, poi Stroppa in ritardo nei confronti di Deschamps, arriva Manighetti, riconquista il pallone affidandolo a Stroppa. In mezzo a tre maglie bianconere Stroppa alla fine regala il pallone a Deschamps, poi Davids, Del Piero, parte velocissimo Birindelli in posizione di ala destra, va a chiudere Polonia. Ecco il tocco di Polonia sul cross di Birindelli che provoca il secondo calcio d'angolo in favore della Juventus. 18° del primo tempo, 1-0, vince la Juventus grazie al gol di Filippo Inzaghi, inquadrato Marcello Lippi, mentre Del Piero va a battere il secondo tiro dalla bandierina. Si porta in avanti anche Montero insieme a Tudor. Ecco lo spiovente tentativo da parte di Zidane insieme a Tudor. La palla è finita sul fondo e la sta per rimettere in gioco Valerio Fiori. Quadrato Zidane. È fondamentale per il buon funzionamento della Juventus che Del Piero e Zidane giochino sempre o quasi al massimo, cosa che finora si è verificata pochissimo dall'inizio del campionato. Buso, Cristallini. Lo scatto di Buso inseguito da Montero e Davids che chiude l'avanzata dell'ex juventino, la rimessa laterale sarà in favore del Piacenza. Pronto Paolo Cristallini, ex giocatore del Bologna l'anno scorso, fermato Stroppa, riparte Davids, Inzaghi,
va giù, contatto è con Pietro Vierkovod, solo rimessa laterale però per la Juventus. Ha fatto molto finora la squadra di Marcello Lippi, oltre al gol di Filippo Inzaghi, mentre il Piacenza, ricordiamo, ha sostituito il suo libero chiamando fuori Stefano Sacchetti e mandando in campo Lucarelli dopo 10 minuti, cioè subito dopo il gol del vantaggio firmato Filippo Inzaghi. Birindelli, Deschamps, ancora Birindelli, lo scambio è con Inzaghi, poi Di Livio, Davids, Zidane, fronteggiato da Stroppa, chiede la collaborazione di Pessotto, ancora Zidane, lo chiudono in due, Stroppa lo stava marcando, poi è intervenuto Buso mandando il pallone in fallo laterale. Stroppa in questa fase della partita che sta seguendo Zidane, mentre Del Piero guadagna il terzo calcio d'angolo per la Juventus sul tocco di Polonia e va a battere il terzo tiro dalla bandierina per la Juventus Pessotto. Birindelli prova la deviazione, poi c'è stato un tentativo di Vierkovod, ancora Pessotto che recupera, Fiori è stato anticipato da Filippo Inzaghi che ha colpito la traversa. Del Piero da terra ha colpito la parte esterna della traversa e qui guadagna gli applausi del pubblico del Delle Alpi. Rivediamo la bella conclusione in acrobazia di Alessandro Del Piero, neo capitano della Juventus, che è andato a colpire la parte esterna della traversa. Prova adesso il Piacenza a portarsi in avanti, fermato da Montero. Contrasto fra Polonia e Del Piero, il fallo è dello Juventino, già battuto la punizione, Lucarelli che lancia e si alza ancora sullo scatto di Rastelli e Simone Inzaghi, la bandierina del guardaline Farneti per segnalare la posizione irregolare di Rastelli. È stato ripreso dal guardaline Farneti, dal quarto uomo Materazzi che protestava, mentre la Juventus attacca con Inzaghi, prova un diagonale Sbilenco, respinto dalla difesa. Del Piero ha recuperato Deschamps, Davids, ancora Filippo Inzaghi, Zidane prova ad alzare il pallone che Vierkovod allontana, di nuovo Zidane e stavolta c'è il fuorigioco di Filippo Inzaghi, calcio di punizione in favore del Piacenza al 22esimo del primo tempo, sempre 1-0 per la Juventus, gol di Filippo Inzaghi su punizione di Del Piero. Stroppa, Tudor, Simone Inzaghi si lamentava per una trattenuta di Montero, Pellegrino ha fischiato invece il fuorigioco di Filippo Inzaghi e quindi una punizione in favore del Piacenza, già battuta da Polonia verso Stroppa. Buso, scivolata di Pessotto, riparte Zidane, adesso Inzaghi in posizione di ala sinistra, prova a rientrare, lo ferma Buso, rimane a terra dolorante Filippo Inzaghi, parte Vierkovod, si è rialzato intanto l'uomo che sta decidendo la partita con il suo gol all'ottavo minuto, Rastelli, Manighetti, Simone Inzaghi, fallo dell'attaccante piacentino su Tudor e calcio di punizione per la Juventus mentre abbiamo superato la metà del primo tempo. Finora il Piacenza è finito spesso nella trappola del fuorigioco organizzato dalla Juventus, che sta controllando abbastanza facilmente il gioco anche se non ha collezionato molte occasioni, l'unica è quella del gol realizzato da Inzaghi, qui è seguita la traversa esterna colpita da Del Piero qualche minuto fa. Buso, lancio per Simone Inzaghi, fermato da Birindelli, riparte Deschamps scambiando con Montero, poi Di Livio, ancora Deschamps, Davids, Pessotto prova la combinazione veloce per far partire Zidane, non abbocca Buso e può tornare in avanti il Piacenza con questo retropassaggio verso Cristallini. Stroppa, passaggio di ritorno e poi la conclusione parata da Rampulla e di Rastelli, c'era stato il disimpegno di Davids sul pallone diretto a Cristallini,
ha tirato all'improvviso Rastelli, conclusione centrale parata da Rampulla. Terzo intervento comunque da parte del portiere juventino. Il Piacenza si è reso pericoloso in un paio di occasioni, due salvataggi provvidenziali del sostituto di Angelo Peruzzi. E adesso la rimessa laterale in favore del Piacenza è stata effettuata verso Simone Inzaghi in lotta con Montero, fallo dell'uruguaiano. Muso ha battuto verso Cristallini, Lucarelli, Manichetti. Allontanato Tudor, ancora Lucarelli, adesso è Mazzola che gioca il pallone verso Stroppa. Rastelli, ancora Rastelli, Manichetti, tentativo di Cristallini allontanato da Montero. Del Piero non ce la fa, Pessotto, era troppo lungo il suggerimento di Del Piero. Polonia ha effettuato la rimessa in gioco e adesso Stroppa prova la conclusione parata da Rampulla. Quarto tiro in porta del Piacenza e sta meritando il pareggio la squadra di Materazzi, che ha chiamato due volte al salvataggio miracoloso Rampulla, capace poi di effettuare altre due parate non difficilissime ma comunque importanti. Quattro gli interventi in questo primo tempo di Michelangelo Rampulla, di cui due abbastanza difficili. Polonia, sbaglia Polonia, Deschamps però restituisce il pallone al Piacenza che torna in avanti prima con Lucarelli, poi con Stroppa. Buso, Rastelli dopo lo scambio con Polonia, all'indietro Stroppa, all'indietro anche Polonia. Lucarelli batte lungo, c'è ancora la bandierina del guardaline Farnetti alzata per segnalare il fuorigioco di Simone Inzaghi. Punizione che sta per battere Rampulla. 27esimo del primo tempo, 4 volte in fuorigioco il Piacenza, 3 volte in fuorigioco invece la Juventus. Colpo di testa di Manichetti all'indietro, c'è stato un malinteso qui con Lucarelli, nessuno dei due aveva chiamato l'intervento, comunque Fiori ha rilanciato nella zona di Simone Inzaghi, fermato da Birindelli, poi Stroppa, Simone Inzaghi, fuori gioco di Rastelli, questo è evidente, non c'è discussione in questo caso. Il Piacenza cerca sempre di velocizzare le sue azioni, di renderle le più incisive e pericolose possibili, e qui abbiamo rivisto il netto fuorigioco di Rastelli sul lancio di Simone Inzaghi. La punizione è stata battuta da Montero nella zona di Birindelli. Filippo Inzaghi va giù, fallo di Manichetti. Gara molto corretta finora, non c'è stato neanche un ammonito. E adesso è pronto Di Livio a battere il calcio di punizione verso Deschamps. Piccolo spiovente verso Zidane che è stato fermato. Riparte Rastelli. Simone Inzaghi lotta con Tudor, fallo dell'attaccante del Piacenza, dice Pellegrino. Punizione già battuta verso Di Livio. Del Piero, Davids, Deschamps. Ancora Del Piero. Stavolta ha controllato male Alessandro Del Piero. Rastelli prova a ripartire. Fallo di Montero e primo cartellino giallo della partita. Avevamo appena detto che non c'erano ammoniti ed è arrivato il primo cartellino giallo per Montero esattamente al 29esimo del primo tempo. Abbiamo rivisto il fallo di Montero, l'unico giocatore diffidato della Juventus è Filippo Inzaghi. Deve essere ripetuto il calcio di punizione, sul pallone c'è Lucarelli. Lucarelli è l'uomo che è stato mandato in campo da Materazzi al posto di Sacchetti dopo appena 10 minuti. Simone Inzaghi, lo scambio successivo con Buso da parte di Rastelli non si chiude per l'intervento puntuale di Pessotto. Poi Montero se ne va evitando Buso, grande sicurezza da parte dell'uruguaiano che qui ha rischiato qualcosina ma era molto sicuro di farcela. E adesso lancia Filippo Inzaghi che è in netta posizione di fuorigioco. Thank you.
pronto a battere Lucarelli, mentre si libera sulla destra Giovanni Stroppa, che è il capitano. Mazzola, che è il capitano del Piacenza. Colpo di testa di Deschamps, evitato Buso, e adesso parte a sinistra Pessotto, reclama il pallone Inzaghi, sceglie invece Pessotto di servire Zidane in lungo linea. Mazzola accompagna il pallone in calcio d'angolo, e gli angoli sono a questo punto 4-0 per la Juventus. La battuta è di Pessotto, eccolo inquadrato il capitano del Piacenza, che è Alessandro Mazzola. Tocco corto su Zidane, ora Zidane prova il cross che Mazzola ha deviato, e Zidane fa ripartire l'azione da Davids. Gioco spostato nella zona di Di Livio. Montero, Davids, occhio al tiro dell'olandese che ha una buona conclusione, prova a mettere dentro il pallone Tudor, e la palla termina fuori sull'incursione dello stopper Tudor al suo primo inserimento offensivo non su calcio piazzato. Tudor è andato vicinissimo al gol del 2-0 per la Juventus. Bello il passaggio di Davids, alzato da un difensore, arriva Tudor, sul quale è in ritardo Mazzola, e la palla finisce fuori non di molto. Prima occasione per la Juve dopo il gol di Filippo Inzaghi, che sta decidendo la partita, 1-0 per la squadra di Lippi. La squadra piacentina invece ha avuto due possibilità, costringendo in due occasioni alla parata Rampulla. Di Livio chiede scusa a Pessotto per non averlo servito subito, Montero batte dall'altra parte verso Davids. Fermato l'olandese in modo regolare, poi il pallone finisce fuori, l'ultimo tocco è stato di Di Livio, che è franato anche su Stroppa provocandone un leggero infortunio. Si riprende Mazzola, fermato il pallone Davids anticipando Cristallini, e qui riparte la Juventus con Zidane, bravo ad aspettare che rientrasse dal fuorigioco Del Piero. Si ferma Del Piero, cerca il dribbling su due avversari, e alla fine viene chiuso in fallo laterale, anzi calcio d'angolo, da Lucarelli, e gli angoli sono 5-0 a questo punto. Rivediamo la parte finale dell'azione, buon movimento di Del Piero, alla fine recupera su di lui Lucarelli deviando il pallone in calcio d'angolo. In area c'è anche Birindelli, parte lo spiovente sul quale Fiori è andato ad anticipare Montero a centroarea. Abbiamo superato intanto la mezz'ora, 32esimo del primo tempo, sempre 1-0 per la Juventus in vantaggio grazie al gol di Filippo Inzaghi. Adesso Rampulla ferma l'attacco di Simone Inzaghi ai confini della sua area di rigore. Pessotto, Zidane, c'è un malinteso con Pessotto, ne approfitta Cristallini. Mazzola, Polonia, Polonia attaccato da Del Piero, riesce a toccare nella zona di Lucarelli, che fa ripartire Vierkovod. Manighetti, in avanti Stroppa, Montero esce molto bene per chiudere l'iniziativa di Simone Inzaghi. Tocco dell'uruguaiano su Del Piero, poi Montero apre il fianco sinistro all'avanzata di Davids, sul quale c'è stato un intervento alla disperata di Lucarelli, che consegna alla Juventus il sesto calcio d'angolo, e sta crescendo la squadra di Marcello Lippi, che dopo aver sfiorato il raddoppio con Del Piero si è riportata in avanti anche con Tudor. Ha calciato fuori a botta sicura Igor Tudor, qualche minuto prima invece Del Piero aveva colpito da terra lo spigolo esterno della traversa. Lo spiovente di Pessotto, Fiori ferma il pallone, stavolta non c'erano avversari nei paraggi, e la battuta lunga di Valerio Fiori va a finire nella zona di Montero. Parata di Rampulla resa possibile dal colpo di testa all'indietro di Montero. Ecco il rilancio del sostituto di Peruzzi, salta Vierkovod, commette fallo nei confronti di Filippo Inzaghi, protesta Pietro Vierkovod, calcio di punizione. Ecco inquadrato Marcello Lippi, mentre sul pallone c'è Deschamps.
si avvicina a battere Birindelli, mentre sono i problemi soliti per sistemare alla distanza regolamentare la barriera del Piacenza. Sul pallone si porta adesso anche Del Piero, più indietro Tudor e Montero, dovrebbe essere Birindelli a provare il destro. Del Piero, destro di Birindelli, ribattuto, tutto da rifare, e cartellino giallo in arrivo per Cristallini, che si è avvicinato a una distanza inferiore da quella regolamentare. Cartellino giallo per Lucarelli. Lucarelli è il giocatore ammonito del Piacenza esattamente al 35esimo del primo tempo. Dunque in parità il numero degli ammoniti, uno per squadra, prima Montero e adesso Lucarelli al 35esimo per comportamento non regolamentare. Inquadrato Beppe Materazzi mentre si ripete tutto. Vedremo se stavolta proverà a calciare Alessandro Del Piero oppure se sarà Birindelli. Parte Del Piero, tira lui, deviazione della barriera e parata di Fiori. Non difficile sul tentativo di Alessandro Del Piero, che sembra in ripresa, e non lo diciamo soltanto perché ha colpito la parte esterna della traversa con un'acrobazia, ma anche perché nello slalom di qualche minuto fa ha creato seri problemi alla difesa del Piacenza ed è stato poi chiuso in calcio d'angolo da Lucarelli. Calcio di punizione in favore della squadra di Materazzi, mentre mancano meno di 10 minuti all'intervallo e il punteggio è di 1-0. Rete segnata da Inzaghi Filippo dopo 7 minuti e mezzo. Polonia. Contrasto Bessotto su Buso, la Juve ha commesso fallo su Polonia, punizione già battuta, Buso a vuoto Polonia, poi lotta con Del Piero e riesce a tenere il pallone in campo servendolo a Cristallini. Lucarelli, Mazzola, la battuta di Lucarelli, salta Simone Inzaghi, lo anticipa Tudor, Cristallini, Mazzola, stroppa, Polonia, Lucarelli, Tudor in anticipo su Simone Inzaghi, gli porta via il pallone Cristallini, prova ad andarsene, lo affronta Deschamps, palla dentro per Rastelli, troppo lungo però il suggerimento che termina sul fondo. La rimessa laterale sarà in favore della Juventus al 37esimo del primo tempo. Troppo lungo dunque il passaggio di Cristallini per Massimo Rastelli. Ed ecco la rimessa che sta per effettuare Rampulla. Colpo di testa ancora di Cristallini, quello di Montero che fa giungere il pallone di nuovo nella zona di Rampulla. Montero. Del Piero, fallo di Stroppa su Alessandro Del Piero, fallo di Mazzola su Alessandro Del Piero e calcio di punizione in favore della Juventus, già battuto, scambio tra Davids e Deschamps. In avanti Zidane, finora un po' in ombra, non riesce ad intervenire, libera Mazzola nella zona di Manighetti. Cristallini, da Davids, riesce a sfuggire alla morsa dell'olandese, poi sbaglia il passaggio su Rastelli. Manighetti, ancora un intervento di Pellegrino, fallo lo ha commesso Rastelli su Birindelli, quindi punizione in favore della Juventus con Tudor che ha battuto nella zona di Deschamps. Parte il lancio lungo verso Alessandro Del Piero in lotta con Polonia, è riuscito Del Piero a tenere il pallone in campo. Ora Del Piero in mezzo a due avversari non riesce ad andarsene, fermato da Polonia, poi il rilancio di Mazzola e la possibilità ancora per il Piacenza, in avanti con Rastelli, dentro per Simone Inzaghi, buono l'anticipo, ancora Simone Inzaghi fermato dalla provvidenziale scivolata di Tudor. Un attimo prima del tiro di Simone Inzaghi è arrivata la scivolata di Tudor che ha permesso alla Juventus di liberarsi di una situazione che si stava facendo pericolosa. Qui salta Inzaghi, Del Piero,
va giù nel contatto con Polonia, riparte in Piacenza con Mazzola, stroppa Montero, anticipa Simone Inzaghi, Deschamps, Filippo Inzaghi è in fuorigioco, voleva protestare, ha fatto bene a fermarsi perché Pellegrino si era subito avvicinato a lui. Tutto tranquillo adesso e Piacenza che torna in avanti con Manighetti. Manighetti in lotta con Di Livio, è riuscito il tunnel di Manighetti su Di Livio, parte il cross troppo lungo. Dall'altra parte Buso prova a rimettere il pallone al centro ma non ce la fa. E quindi rimessa dal fondo per la Juventus mentre stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del primo tempo sul risultato di Juventus 1, Piacenza 0. Gol del vantaggio realizzato da Filippo Inzaghi, la sua prima rete in questo campionato dopo 7 minuti e mezzo. Bjerkovod anticipa Del Piero, poi Cristallini regala il pallone a Davids che apre nuovamente a sinistra per Del Piero, chiede il passaggio lungo Inzaghi, Del Piero preferisce giocare corto con Zidane. Zidane, Pessotto, Davids, ancora Davids, insiste Davids, due avversari saltati, l'ultimo è stato Stroppa, prova a mettere dentro dove Del Piero viene anticipato da Polonia, la rimessa laterale è favorevole ancora alla Juventus, scambio tra Pessotto e Davids, di nuovo l'olandese, Deschamps, Birindelli, prova l'1-2 con Del Piero, fermata l'azione da Rastelli, poi Polonia, buono l'intervento di Di Livio in lotta con Manighetti, la palla è fuori, la rimessa è juventina, subito effettuata, se ne va a cercare la linea di fondo Birindelli, cross, colpo di testa da allontanare di Mazzola, non è arrivato per un attimo Filippo Inzaghi, a un passo dalla doppietta Filippo Inzaghi, poi Fiori ha recuperato il pallone che rilancia subito nella metà campo juventina, controllo precario di Pessotto, prova ad approfittarne Simone Inzaghi, fermato da un ottimo Montero, poi c'è la scivolata di Mazzola, fermato irregolarmente da Zidane, calcio di punizione già battuto, qui rivediamo il colpo di testa di Mazzola dopo che non è arrivato Filippo Inzaghi sul pallone, qui c'è Rampulla che affida sulla destra a Di Livio, Deschamps, Davids, quasi in zona tiro l'olandese, prova a liberarsi Davids, buono il passaggio per Inzaghi, c'è stata però una segnalazione di fuorigioco che probabilmente riguardava più Del Piero che Inzaghi a centro area, bandierina alzata da parte del guardalinee Cerofolini e calcio di punizione già battuto verso Stroppa che lancia Rastelli. Intervento di Birindelli su Rastelli è falloso, punizione dunque per il Piacenza, qui rivediamo il momento del passaggio, no, effettivamente era in fuorigioco il giocatore sull'esterno, cioè Inzaghi, qui c'è intanto un buon recupero da parte di Tudor, Zidane, Deschamps gira subito verso Del Piero che voleva servire Inzaghi, anticipato da Bjerkovod, Mazzola, Manighetti, Bjerkovod, lo scatto da parte di Rastelli che poi scivola, è il momento di controllare e regala il pallone a Pessotto, Deschamps, Di Livio, ancora Di Livio, Zidane, ha rinunciato all'idea di crossare, chiede l'aiuto di Di Livio, scambio con Del Piero, Zidane, Di Livio, stringe Di Livio, non trova spazio per il passaggio, poi vede Inzaghi e c'è l'anticipo su Filippo Inzaghi che guadagna un calcio d'angolo.
chiusura di Polonia e calcio d'angolo numero 7 per la Juventus. Siamo entrati intanto nell'ultimo minuto di gioco del primo tempo, 1-0 per la formazione campione d'Italia grazie al gol realizzato da Filippo Inzaghi. Un minuto di recupero segnalato dal quarto uomo, ecco il tiro dalla bandierina, non riesce il colpo di testa di Montero, ha allontanato Rastelli. Tudor prova un tiro dalla distanza che Mazzola allontana, c'era Zidane in fuorigioco e quindi punizione in favore del Piacenza. Ha battuto Fiori toccando il pallone verso Lucarelli, l'uomo che ha sostituito Sacchetti dopo appena 10 minuti. Mazzola, Buso, ancora Mazzola, Stroppa, Manichetti, Rastelli mentre rimane al limite dell'area di rigore Simone Inzaghi, ancora Rastelli, duello in velocità, il cross per Simone Inzaghi, a vuoto sia lui che Montero, Bessotto allontana nella zona di Davids, può scattare il contropiede juventino, 4 contro 3, palla troppo lunga per Del Piero, arriva Vierkovod e regala però il pallone a Filippo Inzaghi nel disimpegno. Davids all'indietro verso Deschamps, Zidane, ancora Zidane, cerca di liberarsi al limite dell'area, non riesce a superare Vierkovod, poi arriva Bessotto con il destro ribattuto, di nuovo Zidane e arriva con un attimo di ritardo la segnalazione del fuorigioco di Del Piero. Si riprenderà con una punizione in favore del Piacenza mentre scade il minuto di recupero deciso da Pellegrino. Batte Fiori la punizione, ma Pellegrino dice che è ora di andare negli spogliatoi per l'intervallo e finisce il primo tempo con la Juventus in vantaggio per 1-0 grazie al gol realizzato dopo 7 minuti e mezzo da Filippo Inzaghi. Primo tempo abbastanza gradevole, anche il Piacenza ha avuto le sue opportunità, un paio veramente pericolose sulle quali è stato molto bravo Michelangelo Rampulla, che sta sostituendo come al solito egregiamente Angelo Peruzzi. Una buona combinazione fra Del Piero, che ha battuto il calcio di punizione, e Filippo Inzaghi, a bersaglio per la prima volta in questo campionato, sta regalando i 3 punti alla Juventus. Non è una Juventus che abbia fatto grandi cose, ma dopo il gol del vantaggio ha avuto almeno altre 2 occasioni per rendersi pericolosa e magari anche per raddoppiare. Non c'è riuscita, ma è comunque, e lo sarà anche nel secondo tempo, una gara molto aperta. Noi per il momento ci fermiamo qui. Diamo la linea alla regia, ricorda che c'è stato bisogno di lui, ha risposto bene. È successo in Champions League dopo la squalifica e dopo l'espulsione di Peruzzi nella gara contro il Galatasaray, sta succedendo anche oggi in campionato quando Peruzzi si è dovuto arrendere alla vigilia a un'infiammazione al tendine del ginocchio. Rientra in campo prima Marcello Lippi dei suoi giocatori, un'occhiata rapida agli juventini, non dovrebbero esserci novità. Piacenza, ricordiamo, ha sostituito dopo appena 10 minuti il suo libero, ha fatto uscire Sacchetti che era stato confermato dopo la bella prova di domenica scorsa, 2-0 al Leonardo Garilli contro il Vicenza, e ha fatto entrare invece Lucarelli, il libero che aveva iniziato la stagione come titolare. Dunque nessuna novità per quanto riguarda la Juventus, che ricomincerà con gli stessi uomini del primo tempo. Ricordiamo gli indisponibili della Juventus, che sono tanti, e sono Ferrara, Moruso, Giuliano, Conte, Mirkovic, Fonseca e Peruzzi. La Juventus ripartirà dunque con Rampulla tra i pali, linea difensiva composta da Binindelli, Tudor, Montero e Pessotto, a centrocampo di Livio, Deschamps e Davids, in attacco Del Piero, Zidane e Inzaghi. Rientra anche il Piacenza, ricordiamo anche i giocatori che compongono la panchina, gli uomini a disposizione di Marcello Lippi sono, oltre al secondo portiere Morgan De Sanctis, Mirkovic, Perrotta, Tacchinardi, Blanchard, Picchia e Zalageta. Per quanto riguarda il Piacenza non ci sono novità neanche nella squadra di Materazzi, che ricordiamo dopo 10 minuti ha effettuato una sostituzione, fuori Sacchetti e dentro Lucarelli. Giocano dunque Fiori in porta, linea difensiva
che punta sul libero Lucarelli e sui marcatori Polonia, Vierkovo e Manighetti. A centrocampo Buso, Cristallini, Mazzola e Stroppa. In attacco Rastelli e Simone Inzaghi. Tutto pronto per il fischio d'inizio del secondo tempo, dunque non ci sono state novità nell'intervallo né da parte della Juventus né da parte del Piacenza. Si riparte dall'1-0 dei primi 45 minuti, il gol all'ottavo realizzato da Filippo Inzaghi, e dunque si è trattato della sua prima rete in questo campionato. Calcio di punizione già battuto mentre va in avanti Zidane. Di Livio, Davids, Zidane, ecco il cross di Livio, palla lunga e recupero tranquillo da parte di Fiori. Primo gol di Filippo Inzaghi, se consideriamo autorete di Grassadonia, quella della vittoria per 1-0 sul Cagliari. È comunque la seconda circostanza in cui Inzaghi riesce a mandare il pallone in rete. Qui una disattenzione di Vierkovod permette a Del Piero di recuperare il pallone. Zidane, e la palla termina fuori. Grande opportunità per la Juventus. Una disattenzione di Pietro Vierkovod stava per costar cara. Ecco che rivediamo il tiro di Zidane e la palla che termina fuori. La battuta di Fiori nella zona di Deschamps, può tornare in avanti ancora la squadra di Lippi. Fermato Del Piero, ancora Zidane, lo scatto di Davids allontana il pallone. Polonia, anzi Lucarelli, colpo di testa di Mazzola. Simone Inzaghi se ne va e viene messo giù da Montero. Qui è andato Alessandro Mazzola a chiedere il cartellino giallo, che per Montero avrebbe voluto dire espulsione visto che è già ammonito. Rivediamo la trattenuta di Montero ai danni di Simone Inzaghi. Pellegrino ha invece soltanto comandato il calcio di punizione in favore della squadra piacentina. Mazzola, Lucarelli si è rifugiato nel retropassaggio sul portiere Fiori. Ancora Lucarelli, non aggancia Manighetti, che però poi riconquista il pallone, ma il gioco era stato fermato per un fuorigioco di Simone Inzaghi. Quindi punizione per la Juventus al terzo minuto del secondo tempo. Montero, Del Piero, ora Del Piero, il tocco è su Zidane, evitato Mazzola, non riesce l'aggancio di Filippo Inzaghi. C'è stato un fallo però su Zidane e quindi calcio di punizione con cartellino giallo per Mazzola. È la terza ammonizione di questa partita. Si sta rialzando intanto Zidane. Rivediamo il fallo di Polonia, quindi è lui il giocatore ammonito. Sta protestando Mazzola e l'ammonizione comunque è per Polonia, e sono allora due i giocatori ammoniti, Lucarelli e Polonia del Piacenza. Montero invece ha ricevuto l'unico cartellino giallo per la Juventus. Tre giocatori ammoniti finora. Pronto a battere Davids. Polonia domenica ha festeggiato il suo primo gol in Serie A dopo 13 stagioni da difensore che non si era mai permesso il lusso di andare a segnare. Davids, evitato Mazzola, Del Piero, Deschamps, lo scatto di Inzaghi in posizione di ala sinistra, lo controlla Vierkovod, continua la marcatura di Vierkovod su Inzaghi, la marcatura che si è allentata in occasione del gol segnato da Filippo Inzaghi
sul rinvio della difesa del Piacenza e la finezza. Pessotto fa giungere il pallone ai giocatori della squadra di Materazzi. Stroppalo ha girato verso Mazzola e adesso il gioco riparte dalla sinistra, esattamente da Manighetti. Fermato Rastelli, guadagnato comunque l'attaccante del Piacenza una rimessa laterale. Lascia il pallone per la rimessa a Manighetti. Fermato Stroppa, buon recupero di Deschamps. Può tornare in avanti la Juventus, si sta liberando a sinistra Inzaghi. Taglia il campo Del Piero, ancora Del Piero che mette dentro, in ritardo Zidane e parata di Fiori sul retropassaggio di Manighetti che ha rischiato l'autorete. Subito il rilancio del portiere, Montero a vuoto, Simone Inzaghi che riesce ad andarsene, quasi in area di rigore, viene fermato però dal buon recupero di Montero. Ancora Simone Inzaghi, va giù. Si tratta di calcio di punizione e non di rimessa laterale, fallo di Montero su Simone Inzaghi. Va a battere Stroppa. Ecco lo spiovente, colpo di testa tentato proprio da Simone Inzaghi. Il Piacenza è andato a un passo dal pareggio proprio in apertura di ripresa, dunque rivediamo. Calcio di punizione battuto da Stroppa, colpo di testa da parte di Simone Inzaghi, un po' scoordinato. C'era anche Vierpod che alla fine lo ha più disturbato che aiutato. Simone Inzaghi che vedete ha collezionato un gol in 4 presenze in Serie A. Il gol dell'1-1, lancio intanto di Dilivio nella zona di Zidane, prova a mettere dentro Zidane, Vierkovod ferma il pallone in maniera regolare, hanno soltanto accennato alla protesta di Juventini. Rastelli, Stroppa, va giù nel contrasto con Birindelli, la rimessa laterale è favorevole al Piacenza. Stroppa, scambio con Manichetti. Prova il lancio Stroppa, Simone Inzaghi era scattato ma è intervenuto in anticipo Tudor, poi Birindelli, palla fuori e rimessa ancora favorevole alla squadra emiliana con Manighetti. Intervento di Tudor in anticipo su Rastelli, stanno riscaldando tutti i giocatori della panchina juventina mentre avanza Manighetti, parte il cross verso Simone Inzaghi, allontanato Montero, poi Cristallini, ancora Montero. Lo scatto di Buso, fermato però Buso da Pessotto, rimpallo favorevole a Cristallini, attaccato da Davids. Cristallini riesce a toccare all'indietro ancora per Buso, c'è fallo sull'ex juventino, lo ha commesso Inzaghi. Filippo già battuto il calcio di punizione. Stroppa prova a far passare un pallone sul quale è intervenuto mandando in fallo laterale Montero. Ancora Buso, ancora Montero, il rinvio verso Inzaghi anticipato dal colpo di testa di Vierkovod. Poi Montero che spazza con decisione, colpo di testa da parte di Lucarelli e Vierkovod non arriva. Si riprende quindi con la rimessa laterale favorevole alla Juventus. Torna in avanti con Del Piero, prova Del Piero a mettere dentro, si tratta di rimessa dal fondo perché è stato Del Piero a toccare per ultimo il pallone ed è pronto Valerio Fiori a rimettere in gioco il pallone. Alessandro Del Piero, pur non essendo ancora tornato al massimo della condizione, è stato un buon protagonista del primo tempo, suo l'assist su punizione per il gol di Inzaghi. Poi Del Piero ha colpito una traversa, la parte esterna della traversa, con una deviazione acrobatica. Lo scatto di Rastelli, Tudor riesce a toccare all'indietro, disimpegno di Rampulla, Manighetti, Montero. Si era alzata la bandierina del guardaline Cerofonini per segnalare il fuorigioco di rientro di Rastelli. Il gioco non è stato interrotto per la norma del vantaggio e adesso in avanti la Juventus con Del Piero. Passaggio di ritorno per Zidane è stato deviato ma ancora Zidane va a riconquistare il pallone, lo fa con le cattive, poi calcia lontano per protesta il pallone e viene ammonito.
Ammonizione per Zinedine Zidane, sono 4 i cartellini gialli nel corso di questa partita. Montero e Zidane, gli ammoniti della Juventus, Lucarelli e Polonia, quelli del Piacenza. Abbastanza nervoso Zidane, ecco qua, netta la spinta ai danni di Mazzola, poi Zidane calcia lontano a gioco fermo e viene giustamente ammonito da Pellegrino. Punizione battuta, ma pallone regalato dal Piacenza alla Juventus. Era scattato Buso, pallone però troppo lungo, mentre vedete che siamo arrivati all'11° del secondo tempo e il punteggio è sempre di 1-0 per la Juventus sul Piacenza. Sta segnando finora la differenza fra queste due squadre il gol di Filippo Inzaghi. In avanti Simone Inzaghi, attaccato da Montero, c'è calcio di punizione in favore della squadra piacentina. Ecco qui l'abbraccio di Paolo Montero a Simone Inzaghi. Ha battuto stroppa la punizione nella zona di Lucarelli. Lo spiovente Pessotto allontana. È già pronto per la rimessa laterale, stroppa. Rastelli. Cristallini. Cross di Cristallini, Tudor allontana, recupera Manighetti. Cerca di liberarsi l'ex barese, prova a mandare il pallone dentro, Montero allontana di nuovo. Poi il tiro da lontano e la parata di Rampulla. Tentativo di Cristallini, bloccato da Rampulla senza troppi problemi. Birindelli, Zidane. Anticipo di Polonia su Inzaghi, Manighetti, un passaggio in orizzontale un po' rischioso, la Juventus prova a riportarsi in avanti con Davids che ha evitato anche Cristallini, scende a sinistra l'olandese, adesso il tocco per Deschamps, quasi in zona tiro, sceglie il passaggio su Del Piero nei confronti del quale è in vantaggio Vierkovod, rimessa dal fondo, il pallone era uscito, dice Pellegrino. E Fiori può andare ad effettuare la rimessa. Quadrato Materazzi, 170 le sue panchine in Serie A. L'anno scorso allenava ad inizio stagione il Brescia, poi è stato esonerato. Intanto Fiori batte lungo nella zona di Cristallini. Disimpegno di Montero in anticipo su Rastelli. Polonia nella corsa a ritroso su Del Piero può andare ad effettuare la rimessa laterale. Rimpallo favorevole a Deschamps, troppo lungo il pallone per Zidane, Manighetti, stroppa e adesso Mazzola che è il capitano della formazione piacentina. Simone Inzaghi, subito la combinazione per stroppa, preciso il passaggio, Birindelli ne approfitta per organizzare subito la replica della Juventus. Di Livio va ancora Birindelli, in vantaggio Lucarelli. Fallo dello Juventino, punizione già battuta da Lucarelli verso Mazzola. Lancio di Cristallini, Simone Inzaghi non aggancia. Avevo l'impressione di essere scivolato sia Simone Inzaghi che Montero. Poi Tudor ha fatto arrivare il pallone dalle parti di Rampulla. Ed ecco le condizioni del terreno di gioco del Delle Alpi dopo la pioggia caduta nelle ultime ore della vigilia, non nelle ultime ore, quelle immediatamente precedenti l'incontro. È rimasto però qualche conseguenza dell'acqua che è caduta nei giorni scorsi su Torino. Tanto proteste della Juve per un fallo che l'arbitro non ha segnato a favore di Del Piero. Piacenza che attacca, alla meglio però questo buon disimpegno Montero. Davids, ancora Davids, evitato Mazzola, tocco corto e su Di Livio. Inzaghi lotta con Vierkovod che riesce a deviare il pallone fuori, la rimessa sarà juventina. Di Livio, Inzaghi, Di
deviazione di Vierkovod, calcio d'angolo, il primo di questo secondo tempo, l'ottavo complessivo in favore della squadra juventina. Pronto a battere Del Piero, ottavo calcio d'angolo in favore della Juventus, ecco lo spiovente lungo di Del Piero. Pessotto all'indietro per Davids, ancora Pessotto, Montero, cross dell'uruguaiano, colpo di testa, palla che giunge a Del Piero, prova a rimetterla dentro e poi sbaglia da due passi, ancora una volta Tudor che ha già avuto una grande occasione nel primo tempo e anche stavolta ha sbagliato. Ecco l'inquadratura per Tudor, ex difensore dell'Hajduk di Spalato, guardate come arriva scoordinato su un'occasione molto invitante. Pallone fuori ed è trascorso il primo quarto d'ora del secondo tempo sul punteggio di 1-0 per la Juventus, gol di Inzaghi all'ottavo minuto della prima frazione. Davids, Di Livio, Birindelli, fermato Del Piero, riparte Lucarelli, Mazzola, stroppa in avanti verso Rastelli anticipato da Tudor, poi però è impreciso il passaggio del croato nei confronti di Del Piero e il Piacenza batte la rimessa laterale con Manighetti dopo lo scambio con Stroppa e lancia in avanti verso Rastelli. Cristallini, va giù Simone Inzaghi, il fallo è di Montero, rimane a terra Simone Inzaghi, adesso si sta rialzando, ha guadagnato comunque il calcio di punizione ed ecco il nuovo abbraccio di Montero a Simone Inzaghi. Montero è già ammonito, come pure Zidane, Lucarelli e Polonia. Ora un'inquadratura per Beppe Materazzi, allenatore del Piacenza, ha avuto spesso scambi di idee con il quarto uomo Pinna. Sul pallone c'è Stroppa, accanto a lui Mazzola e più indietro Cristallini che potrebbe provare tiro in porta. Ecco il tiro di Cristallini allontanato dalla barriera esattamente da Montero. Disimpegno su Di Livio, lancio su Filippo Inzaghi anticipato da Lucarelli. Tudor, ora Inzaghi cerca di andarsene, commette fallo su Lucarelli, già battuta la punizione da Polonia verso Manighetti, lancio è troppo lungo e fuori misura per Rastelli. Qui rivediamo il contatto tra Filippo Inzaghi e Lucarelli, fallo dello juventino adesso per la squadra di Marcello Lippi, una rimessa laterale già effettuata con scambio tra Birindelli e Di Livio, palla regalata però al Piacenza che può organizzarsi con Lucarelli. Tudor, Deschamps, pallone di Cristallini su Deschamps, è pronto Davids a battere il calcio di punizione, gli tocca il pallone Tudor e parte l'olandese acquistato l'anno scorso, la stagione iniziata dal Milan. Zidane, ancora Zidane servito da Pessotto, cambia gioco nella zona di Di Livio. Zidane, Deschamps, lo scatto di Di Livio, il cross a centro area, Vierkovod anticipa Inzaghi, poi Zidane va al contrasto con Buso che rimane a terra e guadagna un calcio di punizione. Punizione per il Piacenza, 19° del secondo tempo, sempre 1-0 per la Juventus con il gol di Filippo Inzaghi. Pronto ad entrare intanto, lo vedete inquadrato, Alessio Tacchinardi, sarà il primo cambio da parte della Juventus, mentre Piacenza ha fatto entrare nel primo tempo, 3 minuti dopo il gol di Filippo Inzaghi, Lucarelli al posto di Sacchetti. Birindelli, Del Piero, va giù, guadagna un calcio di punizione, vicina Di Livio, Del Piero,
anticipo di Polonia, poi errore di Stroppa, poteva ripartire Del Piero, fermato però. Stroppa è riuscito in qualche modo a rimediare alla sua disattenzione. Zidane, Del Piero, spinta di Polonia, tutto regolare per Pellegrino, riparte Stroppa, voleva il fallo di mano di Deschamps, non lo ha ottenuto, ancora Di Livio, Pessotto, stringe Pessotto, prova in destro, grande risposta di Fiori in calcio d'angolo. La Juventus è andata vicina al raddoppio con Gianluca Pessotto, protagonista di un gran gol a Perugia, adesso ha provato a ripetersi. Ecco che rivediamo la conclusione di Pessotto, Fiori è molto bravo a allontanare il pallone in calcio d'angolo. Sono 9-0 i tiri dalla bandierina in favore della Juventus. Ecco qua Alessio Tacchinardi pronto ad entrare in campo, sarà il primo cambio da parte di Marcello Lippi. Parte lo spiovente, colpo di testa e palla che termina fuori, ancora una volta Tudor ha sfiorato il gol personale. Non si può dire che non ci abbia provato l'ex difensore dell'Hajduk. Due errori, secondo abbastanza grossolano, il primo tutto sommato più normale nel primo tempo sotto porta, e adesso ancora un tentativo con deviazione fuori. Esce Montero ed entra Tacchinardi. Probabilmente Lippi teme che la situazione disciplinare dell'uruguaiano possa farsi pesante, ha già un'ammonizione a carico e compiuto qualche intervento falloso anche nel secondo tempo su Simone Inzaghi. Da qui deve essere nata la necessità, l'esigenza di modificare con Tacchinardi, che va a riprendere il posto di Paolo Montero in difesa, e adesso è stato lui a battere il calcio di punizione verso Del Piero. Battuta di Davids fa terminare il pallone fuori, rimessa favorevole al Piacenza, 22esimo del secondo tempo, sempre 1-0 per la squadra campione d'Italia. Tudor, attaccato da Rastelli che gli porta via il pallone in maniera regolare, viene poi fermato da Deschamps, l'attacco di Rastelli, la Juventus di nuovo in avanti con uno dei suoi francesi, Didier Deschamps. Il lancio verso Inzaghi che è stato anticipato e il Piacenza che può ripartire. Stroppa fermato da Di Livio, poi Zidane fermato a sua volta da Lucarelli, Davids, ancora Davids, Zidane all'indietro, Di Livio per Tacchinardi che ha fatto ripartire l'azione da sinistra, esattamente da Pessotto, in lotta con Buso. Assiste Pessotto, va giù, fallo commesso da Renato Buso e calcio di punizione per la Juventus. Quadrato Valerio Fiori, portiere del Piacenza, l'anno scorso il secondo di Toldo alla Fiorentina, mentre vediamo adesso calcio di punizione battuto da Del Piero, parte lo spiovente e grande salvataggio di Fiori ancora una volta su Tudor, ci prova in tutti i modi il croato, quarto tentativo di Tudor e ancora una volta una bella risposta di Valerio Fiori. Rivediamo colpo di testa di Tudor che riesce ad anticipare nettamente Bjerkovod, ma trova sulla sua strada la deviazione di Valerio Fiori. Dalla bandierina intanto Zidane, palla che è stata messa fuori area, Tacchinardi la rimette in mezzo, è stato Cristallini ad allontanarla. E adesso Rampulla deve difendersi dall'assalto di Simone Inzaghi e Rastelli. Zidane, Di Livio. Ancora la possibilità adesso per Rastelli che è in fuorigioco. Soltanto una presenza l'anno scorso alla Fiorentina per Valerio Fiori alle spalle di Toldo, ma evidentemente Fiori
non ha perso lucidità, riflessi e smalto, visto che oggi si è dimostrato provvidenziale in almeno due occasioni, l'ultima particolarmente importante sulla deviazione di Tudor. Simone Inzaghi, limite dell'area, fermato ancora da Tudor. Deschamps. Tudor a questo punto è stato l'attaccante più pericoloso della Juventus. Nessuno può vantare il suo numero di tentativi verso la porta di Valerio Fiori. Ecco l'intervento di Davids. Ancora Davids. Insiste l'olandese, palla al piede, 30 metri di libertà per Davids. Adesso Zidane, quasi in zona tiro, cerca di velocizzare verso Del Piero, ma non c'è intesa. E non sempre i collegamenti tra centrocampo e attacco nella Juventus sono positivi. Vedete che abbiamo superato la metà del secondo tempo, siamo al 26esimo, sempre 1-0, mentre si sta riscaldando, lo vedete, Davide Dionigi. Potrebbe entrare dunque un'altra punta nella squadra piacentina. In avanti Zidane, ancora un cross, allontana Vierkovod. Stroppa. Simone Inzaghi, Rastelli. Va giù Rastelli, fallo di Deschamps e cartellino giallo anche per il francese. Tre ammoniti per la Juventus, Montero, Zidane e Deschamps. Mentre per il Piacenza i cartellini gialli sono stati mostrati. Mentre è pronto ad entrare anche Blanchard, secondo cambio da parte della Juventus. E uscirà proprio Deschamps, quindi cambio tra francesi, entra Blanchard ed esce Deschamps, cambio che avviene a centrocampo, mentre per quanto riguarda il Piacenza è pronto ad entrare Davide Dionigi, anche qui un secondo cambio, ed entra anche Rizzitelli, quindi tutto il potenziale offensivo del Piacenza viene mandato in campo per tentare in questi ultimi 18 minuti di evitare la sconfitta. E qui esce Rastelli ed esce anche Simone Inzaghi, cambia completamente il tandem di punta, Materazzi facendo entrare quella che doveva essere la coppia titolare nelle previsioni estive e mandando in campo la coppia che invece è partita come titolare. Fuori Rastelli e Simone Inzaghi, dentro Rizzitelli e Dionigi. Materazzi esaurisce le sue sostituzioni possibili. Siamo arrivati al 28esimo del secondo tempo. Subito in area il Piacenza, non arriva Dionigi. Questo pallone che poteva diventare molto pericoloso per Rampulla. La battuta di Lucarelli. Area di derby per Ruggero Rizzitelli, che ha giocato con la maglia del Torino prima di emigrare in Germania. L'anno scorso con il Bayern Monaco, 20 presenze e 4 gol realizzati da Rizzitelli. Davids. Lancio di Blanchard, è in posizione regolare Del Piero. Corre subito a chiudergli gli sbocchi che portano verso l'area Polonia. Il retropassaggio su Pessotto, ancora Blanchard. Tudor. Lancio per Zidane, buono l'aggancio, ancora Zidane, Di Livio, prova Di Livio, sinistro che è stato deviato e poi il colpo di testa che termina fuori. E Fiori si è trovato per un attimo spiazzato sul colpo di testa di Blanchard, perché nessuno marcava il francese che è entrato da poco al posto di Deschamps. Colpo di testa di Blanchard e palla che è terminata sul fondo. Ecco che Deschamps viene medicato in panchina, mentre sul rinvio di Fiori riconquista il pallone Davids dopo il tocco di testa di Manighetti. Piacenza però di nuovo in avanti con Polonia. Scambio con Buso, il lancio è su Stroppa. Non c'è stata intesa qui con Cristallini, che non ha risposto all'invito del compagno. Ne approfitta la Juventus per ripartire con Davids, adesso con Del Piero. Ancora Del Piero, viene chiuso in calcio d'angolo dal recupero di Polonia e sono 11-0
i tiri dalla bandierina in favore della Juventus, mentre stiamo entrando nell'ultimo quarto d'ora della partita. Sempre 1-0 per la Juventus, è pronto a battere Del Piero. Allontana Manighetti, Buso, non è riuscito a servire Dionigi, Davids recupera l'ennesimo pallone, poi un rimpallo su Pellegrino, poco male per Davids che continua, Blanchard, Davids, malinteso con Del Piero che non controlla e regala una rimessa laterale al Piacenza, già effettuata verso Manighetti. Aveva cominciato bene Del Piero la sua partita con l'assist per il gol di Inzaghi su calcio di punizione, poi ha colpito anche una traversa, si è progressivamente spento col passare dei minuti, sembra soprattutto ancora estraneo alla manovra della Juventus. Davids, Di Livio, ancora Di Livio, Lucarelli gli chiude la strada che porta al cross e Di Livio interviene per ultimo, ci sarà rimessa dal fondo in favore del Piacenza. Ancora 14 minuti per provare a pareggiare questa partita che la Juventus conduce per 1-0. Qui rivediamo intanto l'intervento di Di Livio. Juventus dunque in vantaggio per 1-0, gol di Filippo Inzaghi segnato dopo 7 minuti e mezzo dall'inizio. Ancora Di Livio, ancora Inzaghi che scatta, Vjerkovod lascia passare il pallone che Fiori ha già affidato a Manighetti. Mazzola, Dionigi, lotta con Tudor, c'è stato anche il raddoppio di marcatura, intanto è rimasto a terra un giocatore del Piacenza, si tratta di Mazzola. Davids se ne va e poi sportivamente manda il pallone fuori per permettere i soccorsi a Mazzola. Dionigi aveva protestato con Pellegrino, viene ripreso dal arbitro siciliano, intanto Mazzola si è rialzato, Davids ha mandato il pallone fuori. Ecco qua Materazzi mentre Stroppa restituisce altrettanto sportivamente il pallone alla Juventus, il rilancio di Birindelli, Manighetti, salta Rizzitelli e su di lui commette fallo netto Igor Tudor. Ecco qua la spinta di Tudor che salta netto sulle spalle di Ruggero Rizzitelli. Chiede calma ai suoi giocatori Beppe Materazzi mentre è pronto, vedete la grafica relativa ai falli, Piacenza ne ha subiti 23, la Juventus 14, battuto il calcio di punizione, Rampulla, intervento di Pellegrino, c'era stato un fuorigioco da parte di Dionigi. Punizione in favore della Juventus, sta per battere la Rampulla mentre c'è un abbraccio fra Stroppa e Di Livio, protagonisti del precedente scontro a centrocampo. Avete visto inquadrato Marcelo Zalaceta che potrebbe entrare in campo, anzi sta per farlo, per giocare così gli ultimi 11 minuti di questa partita. Ecco qua il cambio, esce Del Piero. Non è stata una grande giornata per Alessandro Del Piero neanche questa, nonostante abbia mostrato specialmente all'inizio qualche progresso e abbia tentato di incidere sul destino di questa partita con l'assist per il gol di Filippo Inzaghi e abbia poi colpito una traversa. Materazzi chiama Manighetti per dargli nuove istruzioni e Del Piero abbandona il campo salutando il pubblico e lasciando il posto a Marcelo Zalaceta, attaccante uruguaiano che ha avuto poco spazio nella scorsa stagione e ovviamente ne ha poco anche quest'anno quando i titolari si chiamano Del Piero e Inzaghi, c'è poca gloria per gli altri, ma che è riuscito sempre a farsi trovare pronto. L'anno scorso ad Empoli fu lui con un bellissimo assist a mandare in porta Fabio Pecchia per il gol partita della Juventus. Battuto intanto il calcio di punizione, colpo di testa di Lucarelli, quello di Zidane,
lo scatto di Salaceta in lotta proprio con Lucarelli e poi il fischio dell'arbitro che arriva a fermare un'azione della Juventus. C'era stato fallo di Salaceta, sarà Polonia a battere la punizione. Ultimi 10 minuti dell'incontro, 1-0 per la Juventus, gol di Inzaghi all'ottavo minuto del primo tempo. Polonia, Dionigi, Ritallini, Mazzola, in pallo favorevole a Buso, ancora Dionigi, parte il cross allontanato da Tudor, ancora Stroppa e poi la chiusura in calcio d'angolo da parte di Blanchard. È pronto a battere dalla bandierina Stroppa, tornano a difendere anche Salaceta e Fonseca nella loro area di rigore. Ancora Stroppa, prova un cross, salta Vierkovod, non ce l'ha fatta a colpire di testa. Riparte la Juventus con Tacchinardi. Troppo corto il lancio per Salaceta, ha intercettato il pallone Manighetti, poi Vierkovod, Dionigi, fermato ancora da Tudor, proprio al limite dell'area di rigore. Rilancio del difensore, Zidane per Salaceta, lo scatto dell'uruguaiano, via libera ancora per Inzaghi, tiro e grande risposta di Fiori che nega la soddisfazione della doppietta. Inzaghi, un'azione molto bella della Juventus sull'asse Zidane, Salaceta, Inzaghi, ancora una volta molto bravo Valerio Fiori, bravissimi tutti e due i portieri in questa partita, sia Rampulla che ha sostituito Peruzzi come al solito con ottimo rendimento. Qui c'è un passaggio troppo lungo di Zidane per Salaceta e molto bravo anche Valerio Fiori, di cui rivediamo la prodezza sul tiro di Inzaghi. Ha avuto tutto il tempo di prepararsi Filippo Inzaghi per concludere nel modo migliore, ma alla fine lo ha fatto centrale favorendo un po' la parata di Valerio Fiori. Qui c'è Rizzitelli che riconquista un buon pallone ma poi lo regala a Tudor nel tentativo di servire Dionigi. Salaceta fermato da Vierkovod, Manighetti, ancora un lancio per Rizzitelli, arriva Buso, insiste Buso, di nuovo Rizzitelli, prova il destro, forse un tentativo di pallonetto avendo visto Rampulla un po' fuori dai pali, ma la conclusione di Rizzitelli lascia francamente a desiderare ed è pronto già Rampulla a rimettere in gioco il pallone. Dunque tre sostituzioni effettuate da una parte e dall'altra, ricordiamo che per la Juventus sono entrati nel corso del secondo tempo Tacchinardi, Blanchard e per ultimo l'attaccante uruguaiano Marcelo Salaceta. Ecco proprio Salaceta fermato dal colpo di testa di Vierkovod, poi Manighetti in lotta con Zidane, gamba tesa dell'ex barese e calcio di punizione in favore della Juventus. Rivediamo l'intervento di Manighetti su Zidane. Davids, allontanato Polonia nella zona di Lucarelli, Manighetti, Mazzola, Cristallini, il lancio verso Rizzitelli che è stato fermato, protesta l'ex attaccante del Bayern Monaco e intanto la Juventus attacca con Inzaghi, si è spostato al centro Salaceta, rientra dal fuorigioco, sbaglia il controllo regalando il pallone a Cristallini, è ripartito Mazzola, Stroppa, Tudor interviene in anticipo su Rizzitelli e la Juventus può ripartire con Di Livio. Inzaghi, Binindelli, ancora Di Livio, Davids, non riesce a fermarlo Lucarelli, lancio di Davids per Inzaghi, attaccato da Vierkovod, prova a liberarsi Inzaghi, prova a mettere in mezzo e Fiori è bravissimo a non farsi sfuggire il pallone, non aspettava altro che il pallone gli sfuggisse, Salaceta appostato sul secondo palo, in avanti Stroppa, Dionigi, ancora Stroppa, limite dell'area di rigore, prova Stroppa, grande Rampulla in calcio d'angolo,
sulla conclusione di Giovanni Stroppa, Rampulla ancora una volta ha salvato la Juventus. Terzo intervento notevole da parte di Michelangelo Rampulla, guardate l'espressione di Materazzi, e adesso il primo calcio d'angolo per il Piacenza. Ecco lo spiovente colpo di testa, centro area, palla allontanata, Rizzitelli prova a girarla senza riuscirci, Buso, Manichetti, si riparte da Stroppa, tentativo in area di rigore, poi la conclusione che termina fuori è di Buso, una buona opportunità, Rampulla protesta con i suoi difensori che lo hanno lasciato un po' allo sbaraglio e qui rivediamo il miracolo di Rampulla sul tiro di Stroppa. Davvero una bella parata arrivata al 41esimo del secondo tempo sul punteggio di 1-0 per la Juventus. Di Livio, recupero di Stroppa, Rizzitelli, ancora in avanti il Piacenza, tentativo con la parata di Rampulla, stavolta è stato di Buso, arrivano un po' liberi alla conclusione i giocatori del Piacenza in questi minuti, ecco qua il sinistro di Renato Buso e la parata di Rampulla. In un paio di occasioni il sostituto di Peruzzi ha dovuto richiamare in maniera anche abbastanza energica i suoi difensori. Mazzola, Manichetti, Stroppa, dentro per Dionigi che però si era portato troppo in avanti, Tudor ha potuto liberare senza difficoltà, Zidane se ne va, il fallo di Manichetti, la punizione in favore della Juventus. Abbiamo rivisto il fallo commesso ai danni di Zidane da Manichetti, già battuta la punizione, Davids, Birindelli, Zalaceta, Sisse Zalaceta lo chiude, il fallo laterale Polonia che reclamava il fallo e che invece spetta alla Juventus, è pronto ad effettuarlo Zidane. Meno di 3 minuti più recupero alla fine della partita. Davids, prova Davids a velocizzare verso Blanchard, la cui conclusione termina sul fondo, sull'esterno della rete. Inquadrato Jocelyn Blanchard, uno dei volti nuovi della Juventus, insieme a Mirkovic e Tudor. La rimessa dal fondo di Valerio Fiori, l'aggancio di Zidane. Buon controllo di Zidane, ancora in lotta con Manichetti, Di Livio, di nuovo Zidane, Zalaceta voleva scattare ma è stato fermato dal buon recupero di Polonia. Mazzola, Dionigi, ancora Mazzola, non si chiude la combinazione veloce da parte del Piacenza, può tornare in avanti ancora Zalaceta, fermato da Polonia, prova Davids a resistere ma lo fa commettendo fallo e quindi calcio di punizione. Ecco qua il fallo con cui Davids ha fermato Mazzola, calcio di punizione, palla però recuperata dalla Juventus, retropassaggio che permette a Dionigi di portarsi in avanti, ancora Dionigi va giù, tutto regolare per Pellegrino nel contatto con Alessio Tacchinardi, si lamenta Dionigi e Materazzi guarda anche lui, colpo d'anca, non sembrava fallo da rigore questo intervento di Dionigi, questo intervento scusate di Tacchinardi nei confronti di Dionigi che tra l'altro ha accentuato la caduta. Qui c'è un fuorigioco netto da parte di Dionigi anche se passivo, l'arbitro però ha fischiato, adesso Rizzitelli va a protestare con il guardaline che ha sbandierato il fuorigioco passivo di Dionigi. Qui Rizzitelli non aveva tutti i torti perché l'azione si stava sviluppando lontano da Dionigi. Cartellino rosso per Rizzitelli, cartellino rosso per Rizzitelli che adesso va dal guardaline Cerofolini pochi istanti dopo essere stato espulso dall'arbitro Pellegrino. Va anche il capitano Mazzola, Rizzitelli stava protestando perché era stato segnalato un fuorigioco passivo
Era netta la posizione irregolare di Dionigi, che però non partecipava all'azione. Pizzitelli ha protestato, non abbiamo un microfono da quelle parti per sapere cosa avesse detto, cosa abbia detto Rizzitelli al guardaline, che però ha richiamato l'attenzione di Pellegrino, immediata l'espulsione di Ruggero Rizzitelli. È durata 16 minuti la partecipazione di Ruggero Rizzitelli a questa partita. Non era stato ammonito l'ex attaccante del Bayern Monaco, che per proteste, per uno sfogo verbale nei confronti del guardaline, è stato espulso da Pellegrino. Se ne va Rizzitelli, il Piacenza chiude la partita in 10 contro 11, espulso Rizzitelli, 4 minuti di recupero sono stati segnalati intanto dal quarto uomo Pinna. Manighetti. Cross di Manighetti, Dionigi, parata di Rampulla, e questo è davvero un miracolo che salva la partita della Juventus e la vittoria della Juventus. Si è fatto male Rampulla, colpito, crediamo, involontariamente da Dionigi. Qui il Piacenza ha avuto la possibilità di pareggiare l'incontro. Ecco qua il cross, guardate il colpo di testa di Dionigi, a botta sicura, Rampulla ancora una volta salva la Juventus. Non ci crede neanche lui, Davide Dionigi era convinto di aver pareggiato i conti pochi minuti fa, pochi istanti fa è rimasto solo in attacco dopo l'espulsione di Ruggero Rizzitelli, adesso c'è una punizione per fuorigioco di Inzaghi e parte ancora Manighetti, stroppa, Mazzola, Polonia, Buso fermato, scatta il contropiede con Salaceta. Si fa perdonare Buso la precedente disattenzione, recuperando un pallone importante e che stava diventando pericoloso per il Piacenza. Ancora Buso, fronteggiato da Blanchard, che riesce a portargli via il pallone. Lo scatto di Salaceta, che è in posizione regolare, va via da ala sinistra, Marcelo Salaceta tallonato da Polonia. Adesso Blanchard prova un destro che è nettamente impreciso. Rimessa dal fondo per il Piacenza, la sta per effettuare Fiori, sono già passati 2 minuti di recupero. Piacenza in 10 per l'espulsione di Rizzitelli, ecco inquadrato Blanchard, ex centrocampista del Metz. Ha sbagliato, intanto Manighetti, torna in avanti Zidane. Di Livio. Fallo di Manighetti che va a chiedere scusa a Di Livio. Calcio di punizione in favore della Juventus, la battuta verso Edgar Davids. Tacchinardi. Salaceta, e Polonia che si è preso cura da quando è entrato in campo dell'uruguaiano Salaceta. Zidane, Blanchard, Di Livio. Poi uno scontro fra Dionigi e Di Livio, si stanno rialzando tutti e due mentre il pallone è stato toccato all'indietro verso Rampulla. Tacchinardi, ancora Rampulla, anticipato Inzaghi, buon recupero da parte di Stroppa che poi in combinazione con Lucarelli può tornare in avanti. Fermato in qualche modo Stroppa, tutto regolare per Pellegrino, può ripartire la Juventus con Di Livio. Siamo nell'ultimo minuto di recupero, ci dovrebbe essere però un supplemento di recupero per l'infortunio leggero a Michelangelo Rampulla. L'attacco di Blanchard, poi Zidane che prova il destro, molto buono il controllo di Zinedine Zidane che ha messo giù il pallone, poi ha scaricato un destro più potente che preciso. Fiori ha già effettuato la rimessa dal fondo, il tocco di Polonia verso Mazzola. Cristallini, ancora Cristallini fermato da Zidane, c'è calcio di punizione per il Piacenza già battuto nella zona di Manighetti. Mazzola, lo scatto di Dionigi, ancora Dionigi, buono l'aggancio, ferma il pallone Rampulla, c'è stato un contatto fra Dionigi e Tudor, questo sì sospetto, non il precedente sul quale Dionigi aveva accentuato la caduta. Rilancio, colpo di testa da parte di Lucarelli,
Piacenza che torna in avanti ancora con Buso. Azione importante quest'ultima che ha visto Dionigi cadere sul contatto con Tudor, e adesso torna in avanti Piacenza con Mazzola. Stroppa fuori gioco di Mazzola, anzi di Dionigi. Ecco qua Dionigi, contatto con Tudor, e qui abbiamo netta l'impressione del calcio di rigore, perché Dionigi è stato fermato un attimo prima che potesse tentare la conclusione. Si lamenta Materazzi e Pellegrino dice che è finita con la vittoria della Juventus per 1-0. Vittoria non limpidissima, soprattutto alla luce di quello che è successo nei secondi finali, quando Tudor si è arrangiato nei confronti di Davide Dionigi. Dionigi che aveva fallito qualche istante prima il gol dell'1-1, o meglio, era stato bravo, è stato bravissimo Michelangelo Rampulla, come del resto Fiori, ma Fiori ha effettuato le sue parate nel corso del primo e del secondo tempo. Quelle di Rampulla sono avvenute verso la fine della partita e sono risultate davvero provvidenziali, davvero decisive per condurre in porto la vittoria della Juventus, non straordinaria, ma che comunque sta muovendo piccoli ma importanti passi verso il raggiungimento della forma migliore. Dunque, dopo la vittoria di Perugia e quella striminzita con il Cagliari 1-0 con l'autorete di Grassadoni, è arrivata la sconfitta di Parma, e oggi il ritorno al successo per la Juventus grazie al gol di Filippo Inzaghi, bravo a rispondere all'invito di Alessandro Del Piero sul calcio di punizione dopo 7 minuti e mezzo dall'inizio della partita. Il Piacenza avrebbe probabilmente meritato per il suo generoso secondo tempo il pareggio, ma non è riuscito ad arrivare in porta anche per la bravura di Rampulla. Siamo pronti a dare un'occhiata al riassunto statistico della partita.